Quest'anno per la prima volta al Program Campus ci si concentra sul benessere alla guida, ma in pratica che cosa vuol dire benessere alla guida? Beh, sicuramente comodità e comfort nel rispetto dei bisogni del nostro corpo, quindi nei rispetti della fisiologia, e tutto questo naturalmente poi va inserito nel contesto auto rispetto all'ergonomia dell'auto, quindi è molto importante tutto ciò che riguarda le regolazioni dell'auto, che appunto possono andare a beneficio della persona che utilizza il mezzo ed evitare quindi problematiche soprattutto a carico dell'apparato muscoloscheletrico. E in che modo i fleet manager possono assicurarsi il benessere dei propri driver? È molto importante far conoscere ai propri collaboratori come funziona il nostro corpo e che cosa succede quando passiamo molte ore all'interno dell'abitacolo dell'auto. Quindi partire da una consapevolezza che può aiutare le persone a comprendere meglio di che cosa poi ha bisogno il corpo sia all'interno dell'auto, ma molto spesso poi al di fuori dell'auto, e di come possiamo apprendere quelle buone pratiche per riequilibrare il corpo e farlo stare bene ed evitare appunto dolori e problemi posturali.